facciamo tutto in ritardo, quindi. Sì, 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 avete detto che io ma abbiamo ricevuto le risposte, no, oggi non c'è la risposta. Sì, cioè c'è la risposta, è la rocchia. Sì, da quest'anno abbiamo anche la... chi non c'era l'altra volta, quest'anno abbiamo anche la Wi-Fi, l'anno scorso andavamo con il bridging, non si può, dei cellulari, quei telefoni ognuno mandava l'altro, quindi è una cosa molto simpatica, però poco funzionale. Scusa, dobbiamo prendere che io ti speravo che erano nuovi adetti, ma giustamente la parte di chi? No, prepariamo per il guest del centro estivo. Ecco, grazie per l'attenzione. Allora continuiamo, quindi arriveranno altri due, ma come dicevamo l'altra volta, visto che ci sono nuovi adetti, permettetemi di uso il proprio termine, e innanzitutto vorrei sapere appunto dai nuovi livelli, che gli altri già lo so. Allora, l'anno scorso sempre stato, abbiamo strutturato in maniera da adattarci alle esigenze di quelli che erano gli alunni, no? Quest'anno cercheremo di fare la stessa cosa, chiaramente cercando di comprimere e andare un po' più veloce, perché l'anno scorso se ne è perso il tempo. Quindi, ora, per quelli che già c'erano un'altra volta, già lo sappiamo, mentre per voi vorrei sapere più o meno il livello a cui vi trovate, la dimestichezza che avete col computer, non vi preoccupate perché sembro cattivo, che lo sono in effetti, però insomma, per il vostro bene dobbiamo adattare un attimo un po' il corso alle esigenze di tutti, finché siamo così in pochi almeno credo sia una cosa vantaggiosa per tutti, ci adattiamo e così facciamo meglio per ognuno di voi. Quindi, io ho la patente europea che ho preso, però il computer l'ho usato. Io non lo dirigevo la patente europea perché è una cosa un sacco brutta, no, scherzo. No, va benissimo, no, nel senso la patente europea qualifica, è riconosciuta a livello purtroppo a livello di conoscenze pratiche effettive da si vede chiaramente per l'ottimista, più un po' meno. Però no, invece ho fatto anche la patente europea, quindi alla fine qualcosa. Ma dai, io ho fatto parecchio, perché non lo conoscevo. Quindi anche l'Access ha fatto. Ma è avanti in realtà del corso, era una delle diamanti. Sarà migliore di tutto questo. Ah sì, fino a 15 anni fa la patente europea era qualificante per un lavoro. Adesso perché diciamo che man mano che stava avanzando l'età, ragazzi di figli sanno tutti quello che noi abbiamo preso la patente europea, insomma, però fino a 10 anni fa la patente europea era una skill molto ricercata. Anche adesso chiaramente, però adesso è dato quasi per scontata, mentre una volta era diciamo una qualifica abbastanza. E quindi andando nello specifico, come lo sa utilizzare questo computer? Non lo so, io non faccio. Non ce l'hai neanche, quindi non abbiamo capito. No, scherzo. Però se io le dico di scrivere una mail, lei lo fa? Sì. Ok, quindi anche tipo creazione cartelle. Sì, questo è un file. Ok, Facebook, social network. Va bene, bene. Passando, innanzitutto chi è l'allievo primario? Cioè, lei o? Lei è più avanti di me, molto più avanti di me. Avrei scommesso. Guarda, questo è il adesso proprio. Esatto, sì, ci muoviamo. Sì, ma vengono su fenomeni anche perché sono pensati per loro. Quindi adesso l'importante è dargli la ragione mia, che non si spreche le stabilità. Allora, quindi, tornando al contrario, c'è qualcuno, nel senso che deve imparare basta, file, lei, mi hanno detto? Queste sì. Ma per fare le procedure la facciamo.
che è Facebook, lui è veramente che c'è dentro a anni, infatti. Ma non te l'ho. No, per il resto la gestione base, tipo creazione di cartelle. Ci siamo. Sì, quelli che hanno presente l'altra volta penso giusto un progetto. Ma sapevamo, sapevamo. Buonasera. Una cosa orribile anche la situazione di quando vedo la stanza. Comunque abbiamo aspettato, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato anche per le nuove. Allora, dicevamo, non è che più il caso se la sentono ne dà una spolverata a quelli che invece non c'erano. Così vi mettiamo già la prova. Anzi, la prossima volta ci venite sicuro. Perché è una cosa che io ho odiato, scommette questa che non fare domande. Preparate per il combatto. Non mi raccomando, come ho detto loro, totale tranquillità, qualunque la domanda fatemi per l'amore del cielo, con verità, incomprensioni e piccole lacune che poi più avanti si trasformeranno in disastro. Va bene? Quindi, cioè, vi obbligo io a fare queste belle domande, lo ripeterò fino allo sfinimento. Qualcuno se la sente di introdurre quello che abbiamo detto? No, voi, qualcuno di voi si ricorda? No, allora, scherzi a parte, l'altra volta, perché, ecco, per voi che non ce l'avate, abbiamo introdotto quindi il discorso proprio a grandissime linee, quindi il discorso cosa sono innanzitutto le periferiche, la differenza basilare tra hardware e software, ma ripeto, non tanto perché mi interessa che voi conosciate che è un processore da una RAM o queste cose così, se non che magari vi interessa a voi per capire la Neonomics, come dico sempre. Però a parte quello era tanto per parlare un attimo di mistichezza e per esorcizzare, no, quelli che sono poi gli scogli in generale della tecnologia. Però insomma, poi tutte queste nozionistiche di base serviranno, ecco, anche quelle due parole in inglese, purtroppo quelle, almeno quelle vanno imparate per come sono, perché non c'è un corrispettivo efficace in italiano. Quindi almeno per quello, ecco, ma sono fatto cavolate. Però se c'è qualcosa, al massimo alla fine della lezione ve lo chiedete nello specifico e vi riportiamo a paro con gli altri. Quindi l'altra volta abbiamo fatto principalmente le distinzioni fra quelle due o tre componenti dei computer, cioè cosa c'è dentro un computer, ergo cosa c'è dentro ogni sistema elettronico attuale, e poi abbiamo cominciato già a separare la differenza tra hardware e software. Almeno questa me la direi così. Parlo con lei. Hardware è tutto quello che si può toccare, software quello che non si può toccare. Che spettacolo, ragazzi. Ma se non per la tecnologia, non per il coraggio. Allora, se io vi dico che cos'è l'hardware, voi mi avete risponde esattamente così. L'hardware è questo, tutto ciò che si tocca, va bene? Il software è tutto quello che è intangibile, quello che non si può toccare materialmente, ma che costituisce il cuore all'effettivo, no? Dell'informatica. Adesso qui lui mi correggerà sicuro, però va bene. Allora, quindi abbiamo detto. Hardware e software. Quindi, senza il software l'hardware non ha senso, senza l'hardware il software non serve a niente e non ci può stare da nessuna parte. Quindi, adesso abbiamo detto che queste cose sono in comune per tutte le periferiche, quindi cellulare, tablet, computer e quant'altro, va bene? In forma diversa, ma l'essenza è sempre quella. Quindi, una volta che imparate a utilizzare un computer, sapete usare il cellulare anche se sono complessi, e i tablet sono tutti uguali. L'importante è capire la logica, i meccanismi, i sistemi che stanno dietro a ognuno di questi dispositivi. Più o meno sono sempre quelli, cambiano intuitività, alcuni sono più o meno intuitivi, va bene? Indipendentemente dalla marca o quello che è, tanto funziona tutti alla stessa maniera. Quindi, statemi dietro adesso all'inizio. Allora, l'altra volta abbiamo introdotto, oltre che questo, nello specifico le differenze fra i sistemi operativi e le applicazioni, o programmi applicativi o semplicemente programmi. Quindi,
Anche qui, chi è che mi dice la differenza tra sistema operativo e applicazione? Che è un po' più difficile. Che è un po' più difficile. Questo, questa su vari più punti, questa su vari punti. Grazie. Questo è la linea. Grazie, prima volta. Per capsule di ci vengo per fare. Adesso la rispondi tu, ma tu. Un'altra volta, va. Troppo audace. Oh, nessuno? Dai, allora. Ti è fatto? Adesso l'ho preso. Più o meno. Anzitutto, voi ce l'avete il sistema operativo? Se ce l'ha il sistema operativo? Così fa il caso. No, parliamo con... Ce l'ha il sistema operativo? Va bene. Sì, allora, il sistema operativo è necessario. Signor Pagnata, okay. Il sistema operativo è necessario per tutti i dispositivi, ok? Linea di massima, ed è la struttura portante del dispositivo a livello software. Ovvero, senza il sistema operativo, che adesso vi dirò i nomi, voi capirete tutte le cert che ce l'ho, no? No, è quello dove sopra ci mettete tutti gli altri programmi. Senza quello non ci può stare niente sopra. Quindi il sistema operativo è Windows, Microsoft Windows o OS X per chi c'ha Mac. Ma tanto non ce l'ha nessuno, vedo qua, a parte voi, ma mi conta. Ok, ce ne sono altri, ce ne sono tantissimi altri, ma i principali chiaramente sono stili, quindi gli altri non manco li nomineremo. Per okay? Capire bene quello che fa, diciamo che nel senso interfaccia l'hardware, quindi le cose, alla fine voi non è che potete dialogare con l'elettronica che c'è dentro il computer senza l'intermediario. Chi fa l'intermediario è di fatto il sistema operativo. Il sistema operativo c'è anche su una lavatrice quando è normale. È chiaramente il sistema operativo più semplice di Windows, però non è che voi andate dentro attaccate al corrente e poi quando volete che la lavatrice mette a girare la staccare. C'è un bottone che ovviamente che gestisce il sistema operativo. Ovviamente nel caso della lavatrice è semplice, nel caso di una macchina dentro la centralina, vabbè, già è un po' più complicato, nel caso del computer è ancora più complicato. E arriva il computer, il supercomputer, insomma. Ogni dispositivo elettronico ha bisogno di qualcosa che interfaccia con l'elettronica che c'è dentro. Perché dovete trasformare le vostre idee in funzioni elettrici alla fine che viaggiano sul computer. E devono essere gestibili il più facilmente possibile. Esattamente. No? E questo è fino a inverosimile, fino ai quadratori di Windows Soft. Questo è il compito del sistema operativo, gestisce per voi, al posto vostro, l'hardware che c'è dentro il computer. Ok, la base è quello che vi fa tutte le operazioni, ok? Di basso. Sopra noi ci andremo ad applicare, appunto applicativi, ci andremo a ficcare sopra quello che vi pare. Vi serve un programma, come abbiamo detto l'altra volta, di editing audio, cioè per modificare, ritagliare, incollare, commentare l'audio, ok? Utilizzerete una serie, tutta una serie di programmi più o meno gratuiti che vi permetteranno appunto di effettuare tale funzione. Ora, per le foto ce ne sono tanti altri, quindi ognuno ha, ogni funzione è svolta da un specifico programma, va bene? Che senza però il sistema operativo niente, non si può fare. Okay. Ma sono proprio quello che potete immaginare, letteralmente sopra il sistema operativo, perché questo è un concetto che in informatica ricorre il fatto del livello, ovvero c'è una cosa sopra l'altra che significa sopra, che quello che sta sopra sfrutta le funzioni di quello che sta sotto. Per esempio il programma per funzionare non parla direttamente con l'hard disk, con la memoria o con la tastiera. Il programma, se io digito e scrivo su Word, per fare un esempio semplice, Word effettivamente non parla con la tastiera. Word parla con il sistema operativo parla con la tastiera che sta ancora sotto. Quindi potete immaginare una cosa a livelli, nel senso il sistema operativo gestisce tastiera, mouse, memoria e poi via dicendo. E i programmi che stanno sopra dialogano con il sistema operativo e voi dialogate con i programmi, quindi è una struttura a livelli e ogni livello si serve di quello sotto. Questa è una cosa che è un concetto che in informatica è comunque praticamente. Se si rompe la tastiera non è che avete buttato via. Quando ci dice struttura a livelli, parliamo di del sistema operativo? Parliamo di software, sì. Cioè, in realtà è un concetto, diciamo, abbastanza c'è sempre, la gerarchia c'è sempre, cioè una gerarchia c'è anche nell'hardware. C'è anche nell'hardware. Come vi ho detto prima, come vi ho detto l'altra volta, cioè l'hardware è strutturato in modo da avere, tra virgolette, un nucleo centrale, per esempio che è il processore che esegue le operazioni, ok? Switch, switch manco d'altro, va bene? E poi avrà determinate periferiche, dette periferiche che stanno a immagine le periferie della scheda madre, come ho detto l'altra volta, generalmente, ok, che svolgeranno determinate funzioni. La scheda video,
importante quando comprate il PC, a seconda di quello che dovete fare, certo, svolgerà tutte le mansioni riguardante tutto l'ambiente visivo, cioè tutto ciò che voi vedete rappresentato sullo schermo è gestito dalla scheda video per un'ottima percentuale. Poi chiaramente c'entrano in ballo tutta una serie di cose. È esattamente come il corpo umano, va bene? La scheda audio gestisce l'audio, va bene? La memoria è sta dentro all'hard disk, ok? Cioè sono tutta una serie di cose che sono collegate fra loro, ok? Interdipendenti, va bene? Quindi, insomma, e stessa cosa nel software. Esatto, adesso in questo caso ci stiamo a parlare di software, però nel senso questo è un concetto che sta ancora per tutto dentro i computer, insomma. Okay. Le gerarchie. Il concetto di gerarchia non è importante che capiate chissà cosa, l'importante è che capiate che la gerarchia c'è sempre. Sui programmi hanno delle cosiddette dipendenze, va bene? Quindi, insomma, è importante, qualche volta vi capiterà che quello non funziona perché magari non funziona l'audio, perché c'è stata una dipendenza rovinata fra quello e l'altro. Prova assurda, però funziona così, tutte collegate. I codec audio, i codec video, questo era un problema che un po' anni fa andava molto con computer un po' più vecchi, che spesso non si riuscivano a dei film, per esempio, sui computer, perché c'avevo il codec, che era un altro programma di fatto, e quindi, insomma, diceva qui già sbagliava player e mandava il video senza l'altro programma, però... E mandava l'audio, o viceversa, girava l'audio ma non si vedeva il video, ok? Quindi ripeto, sono tutta una serie di componenti che oramai spesso le diamo per scontate, però non è detta, ok? Cioè quando uno si prende il computer a zero, spesso succede che a determinati file, a determinati film, magari manco te li apre, ti manca qualcosa. Quindi poi scenderemo nello specifico. Allora, quindi, tornando al discorso degli applicativi, quindi c'è un applicativo per fare qualunque tipo di cosa, va bene? Vi assicuro che c'è per fare tutto, anche le cose più impensabili, va bene? Quindi, io direi, qui possiamo già scegliere dove andare a parare, insomma, per cominciare. Possiamo parlare di, chiaramente, dei browser, che l'abbiamo già introdotti l'altra volta, ma proprio due parole, ci siamo fermati lì, infatti. Quindi, qualcuno vuole ricordare alla classe che cos'è un browser? Che silenzio. Sei ricordato la battuta dell'altra volta. Quella è Bowser. La citazione corta. Sì, quella è Bowser. Rispondo come ti ho risposto l'altra volta. Scherzo. Allora, no, il browser cos'è? Non è nient'altro che un applicativo, quindi un programma, qualcosa che si mette sopra il sistema operativo, che serve per browser, in inglese che significa to browse, che è sfogliare, letteralmente, ok, o cercare, diciamo, ecco così, ma l'idea è quella di sfogliare gli archivi, va bene, sfogliare pagine comunque. Perché? Perché non è nient'altro che Internet Explorer, Firefox, Chrome o quello che ci avete. Cioè è un programma che vi permette di navigare in Internet. Va bene, è una delle categorie più conosciute, ce l'avete tutti, non mi venite a dire che non sapete che, magari non sapete che si chiamava browser, la categoria, ok? Ce l'avete tutti, no? Con che viaggiate su Internet? Voi che utilizzate, per esempio? Google Chrome? Quello che l'ho fatto un po'. Internet Explorer. Sapevo io. Vedi? Mai. Allora, quello è Internet Explorer, cioè l'icona che cliccate è il programma. La prima pagina che vi si apre poi è Google, ma non è assolutamente la stessa cosa. Assolutamente no. Ok, va bene, quindi poi passeremo ai motori di ricerca, che invece è per esempio quel Google che dite voi, esatto. Occhio perché invece Google ha anche un browser, che non è quello è Internet Explorer, che apre il motore di ricerca Google, ma non è il browser Google, perché c'è anche quello, che fra l'altro è usatissimo. Va bene? Ok, tornando un attimo indietro, diciamo, quindi abbiamo detto i benedetti browser, tutti li utilizziamo, ok? Che cosa si può fare con un browser? Oltre che navigare. Oppure che cosa beh, potrebbe mai interessare facile un browser? Io ce navigo, già me basta, effettivamente è vero, ma ci si possono fare un sacco di cose. Probabilmente non me ne frega niente delle altre, se non come configurare router, ma anche quello non mi frega niente. Noi quindi ci concentriamo solo ed esclusivamente sull'utilizzo pratico per Internet. Tutti sapete più o meno come si naviga? Più o meno, dico, eh. Se io vi dico adesso, andatemi a cercare informazioni su il 5 maggio, voi che fate? Sapete come trovarmi queste informazioni?
dico la poesia, diciamo il romanzo, in generale diciamo il romanzo. Per cercare la poesia, lo sapete fare. Come fa? Qual è? Cioè, tu come faresti? Vabbè, un po'. Su internet. Okay. Su internet poi il video 5 maggio, fondamentalmente non c'è niente di più vero, ok? Se dovete fare invece ricerche, scusate, ricerche estese, ok? Ricerche più complesse, magari non vi serve qualcosa che si risolve solo in un nome, come fate? Come fate? Sempre su Google? Su Google, però non è più lungo. Però non necessariamente troverete quello che vi serve, quello che state cercando. E qui subentra l'enorme qualifica di Arcurani che ci spiegherà come è importante la punteggiatura anche nella ricerca. No? Però prima introduciamo un attimo il discorso del prima ancora forse del motore di ricerca. No, ma prima ancora nel senso magari non serve a tutti e magari quello degli altri è di più, visto che la signora fa l'introduzione su file cartelle di 10 minuti. Sì, no, ma tanto io voglio ripeto questa ancora per sentire un attimo come stiamo messi, perché c'è caso che non serve neanche troppo, d'altra parte ci abbiamo speso fin troppo tempo secondo me. Quindi, se io vi dico di ricercare qualcosa, voi sapete cos'è un motore di ricerca, perché quello lì è un motore di ricerca, la vostra home page, no? La pagina principale, home page, no? Ci siamo fino a home page. La prima pagina che si apre quando aprite il browser. Va bene, la potete impostare come deve fare, poi tanto arriva un virus semplicemente quella che gli farà lui, quindi le dura pochissimo di solito. Comunque, allora, abbiamo detto, da qui al motore di ricerca, tutti lo conosciamo, ce ne sono tantissimi, intanto usano tutti Google, va bene, sappiamo usarlo, va bene, per fare delle ricerche, ok, però adesso io vi dico, che è che utilizzate oltre al motore di ricerca, cioè fra proprio quel ventaglio ristretto delle prime opzioni che fate mandate su internet? Che altro ci fate con internet, oltre che fare la ricerca sul 5 maggio o su Wikipedia, queste cose così? La posta, va bene, ok, e tutti più o meno sappiamo come si mandano mail, tutti avete account, voi no, ok. Poi ci ritorniamo, voi si ricordo, ok? Poi altre cose? Facebook, va bene, quindi social network, qualcuno usa Twitter? Io mai come partendo, no? Come? Qualcuno che usa Twitter e o è interessato a Twitter, perché sennò lo saltiamo in tronco, lo accendiamo e basta. Voi siete interessati? A posto. Utilizzate? A posto, benissimo. Vabbè, solo per quello che bravo, mi piace. Allora, tornando indietro, torniamo invece alla base, di cui già sappiamo quali sono i limiti che dovremo insomma un po' ispezionare gli ambienti delle prossime lezioni. Tornando un attimo indietro, le operazioni basilari con il sistema operativo, oppure gestione della memoria, se io vi dico così perché chissà che roba è, no? Fino a che punto siete capaci? Cioè se io vi dico fatemi in copia e incolla, tutti capaci? Io vi dico faccio l'elenco le cose, voi mi dite se siete capaci. No. Copia e incolla. Questo io lo insegnerei tutto. Sì, queste cose tanto basta che ci sta leggendo. No, non accendiamo. Quindi copia, perché so che mi sono convinto che tutti l'hanno colta. Ma fammi una cosa, tanto 5-10 minuti adesso diciamo che la mente che cosa fa nella cartella, facciamo tipo una prova e per chi lo già provato c'è bisogno di farlo, insomma, magari facciamo vedere la simile, come si fa, piano, spostare, significa mettere in file su un determinato posto e perché sta lì o perché non sta lì. Allora, quindi, dicevamo. La cosa si fa andare a fare, fai queste cose. Allora, questo magari può interessare a tutti, anche chi già sta a fare copia e incolla. Anzitutto dovete sapere, la prima cosa è che dentro il vostro computer ci sono due tipi di memorie. Questo io l'ho accennato, ma non sono tante cose. Va detto, che è la memoria fissa, la memoria che quando spegnete il computer rimane là, che è l'hard disk. E la memoria secondaria, paradossalmente. Aspetta, hard disk, come ho detto io, come la dicitura? Acronimo? Mira, non ascolti. HD. Okay, comunque, importante che sappiate che quando spegnete il computer, se voi salvavate il documento Word, quello va nell'hard disk, e quando spegnete, riaccendete, lo ritrovate là. Quella è la memoria. Dove l'avete lasciato?
Ok, geograficamente dove l'avete lasciato? Memoria fissa o secondaria si chiama. Secondaria perché è, diciamo, una memoria a lungo termine, non è quella su cui il computer effettivamente lavora. Se io apro il mio documento Word con il mio computer e mi salto la pagina Word con del testo e comincio a modificarlo, il computer non sta scrivendo sulla memoria fissa, ma si sta avvalendo la memoria primaria, che è la memoria volatile, ovvero quando spengo il computer si cancella tutto. Praticamente l'altra volta ho fatto questa metafora, è come se io ho un ufficio, c'ho una scrivania, non è che quando devo scrivere scrivo per la scrivania, prendo la roba dalla memoria secondaria, che è la scrivania, la metto sulla, che è lo scaffale, la metto sulla scrivania e scrivo sulla scrivania, non è che scrivo sull'armadio. No, e completando questa metafora diremmo che se invece noi alla fine della giornata ci scordiamo di rimetterla dentro l'archivio e la lasciamo lì sopra, passa la donnina delle pulizie e butta via ogni cosa. Bene, questa è la memoria secondaria. Poi la licenziamo, tanto la roba è persa. La memoria secondaria è questa, è quello che effettivamente il computer lavora, è la RAM. Quindi, avete mai sentito la distinzione fondamentale, La roba che serve se salva, va bene? E se salva dentro l'hard disk. Detto ciò, potremmo già introdurre il discorso file system, esatto. Gestione in generale dei file, prima che non mi so anche il file. Che cos'è un file? È una fila? Sembra una cavolata, ma è una definizione secondo me difficilissima da dare, se uno non ha questo concetto di astrazione. Questa sera guardate noi, No, scherzi a parte. E qualcuno di voi me lo saprebbe descrivere? File, qualunque tipo. È il rettangolino, questo. In basso, vai, bagnotta stasera. Descrivere è un grande scura. Vai. Allora, diciamo che il file è l'idea che usa il sistema operativo per permetterci di salvare le nostre cose, cioè nel senso. Il posto dove noi salviamo i nostri file Word è un disco che sta lì dentro, magnetico, che gira. Adesso, io non so voi, ma io scrivo un file dentro un disco magnetico da solo, non so voi, non è che prenda calamita e lo scrivo, insomma. Un laser. C'è bisogno di qualcuno, un laser o qualsiasi altra cosa, c'è bisogno di qualcuno che lo fa. Come abbiamo detto prima, questo qualcuno è il sistema operativo, che deve organizzare come è salvata la roba dentro questo hard disk, perché alla fine della fiera, diciamo, come sono salvati i vostri file, sono tutti 0 e 1. Se a voi ve li fa leggere 0 e 1 non ci capite niente se avete scritto una lettera a qualcuno, quindi c'è sempre bisogno di qualcuno che ve lo ritraduce, che si interfaccia con voi, e il sistema operativo per gestire i vostri dati usa questo concetto, che è il concetto di file, ovvero è un insieme di dati contigui, che significa che relativi allo stesso concetto, esatto, che lui impacchetta per voi in una certa forma, gli dà una veste grafica, va bene, così voi, e voi interagite direttamente con quello. Questi oggetti, cioè sono gli oggetti comuni che stanno dentro, no, al computer, per intendere al software. Oggetto in software, esatto. Oggetto, ripeto, fra un sacco di virgolette. Quindi tutti questi file, il vostro computer è pieno, ce ne sono miliardi dentro, va bene? Poi magari ne utilizzate quei 10-15, ok? Sono magari quelli che create voi, ci sono già dentro, che sono la struttura portante del sistema, no? Questi file hanno un peso. Esattamente come nella realtà, ogni cosa ha un peso e dentro il software, per quanto sia intangibile, ogni cosa ha un peso, ok? E anche qui ci stanno delle classi, delle forme, delle misure di questo peso. Non è tanto importante che voi capiate l'essenza di questa cosa, però un minimo capire che cos'è un attimo il peso e la misura di un file, spiegata, diciamo, al contrario, per utilizzare un metodo più particolare, invece che andare in avanti. Torniamo indietro, se io vi dico che vi do un disco o una chiavetta USB, ci dovete mettere delle immagini o delle canzoni dentro, ok? Io vi dico, per esempio, vi do una chiavetta da 20 mega, mettetemici 3 dischi di quel che vi pare, che non sia Tiziano Ferro o simili. Che mi ci mettete? C'entra sta roba? Secondo voi c'entra? 20 mega, io vedo una chiavetta ipotetica che non esiste chiaramente da 20 mega, ma io ve la trovo così, esatto. Da una chiavetta da 20 mega vi commettete 3 dischi o 7 banchi di foto. C'entrano? Digitalessi, facciamo il tempo.
No, il GDDR era chiaramente incluso negli annessi. Ah, insomma il concetto è che chiaramente non c'erano, nel senso. Sì, era un modo simpatico e manco troppo. La sta memoria secondaria è come uno zaino dove ci potete mettere il numero finito di roba, un po' si riempie, quando si riempie è un problema anche per il computer, perché non c'è più spazio per fare le sue cose, e quindi è meglio avere una misura. E ogni oggetto, quindi ogni file, a seconda della qualità, che cambia a seconda della tipologia del file di cui stiamo parlando, peserà di più. Ah, chiaramente stiamo dicendo cose note, ditecelo così. O se tutti sapete sta roba, magari ve la stiamo riorganizzando, perché io immagino che alla fine queste cose ce le avete tutti. Tutti, perché sono molto semplici. Però organizzarle è bene, perché vi aiuta a capire il metodo di base, ok? Il concetto, vi struttura la mente in modo da capirlo più velocemente. Quindi, ripeto, il peso di ogni singolo file, qualunque esso sia, cambia a seconda della qualità del file. Tradotto, se io ho l'immagine, scatto una foto schifosa fatta con cellulare di 5 anni fa, ok? Secondo voi pesa come una foto scattata con una reflex professionale che c'ha... No? Fotografo di Lusa? No, tu, fotografo di Lusa. Non so che c'è di Lusa, mi rispetto un sacco. Secondo voi pensa alla stessa maniera? No, perché a seconda, per esempio, del dispositivo che scatta la foto verrà di una certa qualità e avrà quindi anche un certo peso. Se la foto è brutta, tutta, tra virgolette, spixellata, per esempio, peserà sicuramente meno, ok, della foto scattata in alta risoluzione, in film. Se voi andate a guardare un film e lo guardate, la qualità orribile, si vede tutto male, con le luci, l'audio registrato dentro al cinema, quando se ne vedono di tutti i colori, che penso sia un insulto, no? All'arte in generale, ecco, quello lì sicuramente peserà di meno di un bel film che andate a comprare, no? Un Blu-ray o andate a comprare un DVD qualunque, va bene, quello sicuramente pesa meno, perché la qualità è inferiore. Detto questo incide sul peso. Chiaramente adesso, anche la lunghezza del film, la lunghezza, tutte queste cose, la qualità è la lunghezza, la durata. In generale diciamo che la quantità di informazioni che c'è dentro il file, più informazioni avete dentro il file, quindi più è dettagliata la foto o più è grande la foto. E questo dipende a seconda della tipologia del file, okay. Perché se parliamo di foto è la definizione della foto, per esempio, la quantità di colori, quanto è grande, se è una foto che è in bianco e nero di solito pesa meno, per esempio, ma non è una regola. Se è una foto che è semplicemente una foto, un muro che è completamente nero, solo un colore, quella foto, anche se è fatta con una reflex, peserà comunque meno di altre tipologie di foto. Ripeto, tanto per darvi l'idea, ok? Se è musica registrata con, no? Telefono così, se è una bella invece registrata seriamente, per esempio una di qualità originale, sicuramente peserà di più. Questa è la regola, la linea generale, va bene? Okay, adesso questo, che cosa significa il peso del file, diciamo? Dopo ci sono determinate misure che magari andando avanti, secondo me è inutile appesantire troppo. No, non fatto, già è tanto pesante, però vi prego un attimo di starci dietro qui all'inizio, perché ripeto, queste sono le fondamenta che purtroppo ste cose, anche se in piccola misura, ce le ritroveremo sempre fino alla fine del corso. Quindi io dovrò spesso saltare indietro e fare riferimento a ste cose. Tu so che stai per parlare, sta buono. Quindi magari invece di fare tutto insomma un discorso un po' pettore teorico su un byte, un bit, un kilobyte, un megabyte, magari fa una prova e magari ripeto, per molti è inutile, però creiamo una cartella in cui, che questa è buona norma, io ho visto che il 90% delle persone non lo fa. Quando io ho un computer, che è una cartella, per esempio io mi chiamo Alessio, e dentro le video, documenti, musica, video e via dicendo. Che significa le cartelle? Il fatto è questo, ci stiamo parlando di come permette di fregarvele di come sti file sono salvati sull'hard disk e pensarli invece organizzati con una logica umana, nel senso, io a casa mia non è che metto le cose tutte a casaccio, lo spazzolino sta sopra la lavandina. Lo spazzolino sta sopra il lavandino, il libro sta sopra il comodino, la sveglia sopra il comodino e via dicendo. E il sistema operativo permette di fare la stessa cosa, quindi create queste strutture che si chiamano cartelle, in cui voi potete immaginare che dentro ci mettete i file, contenitori di file, più file. Quindi se voi potete fare una cartella musica e dentro metterci dentro tutte le vostre canzoni. E poi voi potete vedere quanto pesa quella cartella. Nessuno di voi ha una cartella sul desktop con qualunque cosa dentro al desktop. Per esempio, se vogliamo creare una cartella sul desktop e magari, non lo so, ripeto, se lo sapete già fare, fa niente, se lo sapete già fare, magari provateci. Ora, cliccate col destro sul desktop e fate nuova cartella.
Questo è per Windows, dopo sì, dovrebbe essere come ora, ora, allora, ora, no, chi ce l'ha? Nel senso, a questo punto il livello di gestione di base delle cartelle, questo sì, anche questo l'ho scontato. No, quello qual è, se no ne impara, no? Ok, adesso controlla la parola gli dà il nome sottolineato. Il dato poi questo. Adesso l'ha cancellato, perché le può scrivere e mettere il nome della cartella, se facendo vuole chiamare, uscirà. No, posso scrivere. Esatto, e poi clicca invio e la cartella è creata. Adesso direi che la norma lei la può spostare ovunque vuole dentro il computer. Si sposta per esempio. Esatto, questi, su questi poi diciamo questi per esempio sono file, dopo ci sono i collegamenti, altre cose che magari approfondiamo più avanti. La cosa base è la cartella, perché è come noi organizziamo i file, ok? Ora, questa cartella a sua volta sta nel desktop, che praticamente è una cartella, quindi anzi qua il discorso è un po' complicato. Anche qui esistono le cartelle, cartella, per esempio, se lei può entrare dentro questa cartella, esatto, perché adesso lei può entrare qua, questo è un caso, e poi entrare altre cartelle, come un musica, un scarocco, musica italiana, entrare col mio nome, quindi è una cosa diciamo verificata, in maniera tale che lei può organizzare i file e ritrovarli più facilmente. Infatti, il concetto è questo, se io non volevo cercare un file, se li metto tutti insieme, film, musica, documenti e foto, trovarlo è la fine. Che è la cartella, si trova. Se invece ti dimando quella cartella, c'è niente, no? Questa è creata. Allora, siamo prodotti. Questa ce l'avete tutti? L'avete tutti questa? Sì. Cartelle contro cartelle, rinominare. Quindi sì, che in generale proprio ancora un altro passetto indietro velocissimo. Sapete sì che col tasto destro di norma sul PC si attiva, si apre il menu a tendina, sì, la lì ci si apre. Ok. L'altra volta invece non era assolutamente scontato. È una grandissima cosa. Ora avete creato questa cartella sul desktop e di fatto dove sta questa cartella? Diciamo sul desktop perché è la schermata principale. O scrivania. Però di fatto è un programma di desktop che è un'ulteriore cartella. Se voi andate alla radice, diciamo, del computer che ha risorse, non dipende, risorse del computer o il mio computer, questo computer. Per esempio, ecco, se lei clicca su computer, di solito sta pulsante start e poi trovate o computer o risorse del computer. Ok. E dovrebbe aver aperto una finestra, diciamo, che è il gestore di Windows. E sulla colonna sinistra dovete trovare un elenco di cose tra cui desktop, che di fatto è una cartella su cui se guardate. Ci sarà anche pubblicità o una cartella che avete creato, ok? Quindi la radice non è il desktop, la radice del computer, come spesso uno è portato a pensare, il desktop, no? Nel senso che salvo sul desktop, la roba, no. Nel senso, la radice è l'hard disk, poi all'interno dell'hard disk c'è una cartella che si chiama desktop, che di fatto è quella che vedete quando la accendete. Che vedete voi, ma perché è semplicemente scritto che voi vedete quella, non è che è... Però è anch'essa una cartella. Okay. Quindi è una cartella rintracciabile realmente, cioè lo potete vedere sia lì che sotto forma di vera cartella, va bene? Però, ripeto, adesso noi, insomma, detto questo ci interessa meno. L'importante è che sappiate che c'è, ripeto, tenete sempre a mente questo schema e questo sistema. Allora, qui, torniamo indietro, rifiamo un passettino avanti a questo punto, no? Sì, non direi che queste, le funzioni basilari più o meno le sapete del computer? Diciamo, questa è questa copia e incolla. È lo stesso, che più o meno si fa sempre col destro, col tasto destro sul file, allora, sulla cartella, clicco col tasto destro, prima abbiamo fatto nuovo cartella, adesso facciamo copia e dopo andiamo nella cartella dove vogliamo, adesso di oggi non abbiamo un proiettore, se no viene facile questo. Andiamo nella cartella dove la vogliamo incollare e clicchiamo col destro e incolla. La possiamo rinominare, altra funzione comoda, no? Rinominiamo la cartella, cancelliamo la cartella. Detto tra parentesi, come consiglio da tenere proprio generale, tipo, no? Cercate di tenerlo più libero possibile il desktop, anche per voi, dico. Okay. In generale, cercate di dargli un ordine, ma è meglio magari cartella dentro cartella che 800.000 cose sparse lì a casaccio, no? Questa è una regola piccola, no? Piccolo tip generale. Tornando avanti invece e andando
fra virgolette sul tecnico, perché invece è praticissima sta cosa. Voi più o meno, se io vi dico ma qual è il sistema per gestire l'architettura che gestisce proprio il computer, cioè c'è qualcosa con cui io tecnicamente vado a interagire con le funzioni del computer, che ne so, la luminosità dello schermo senza i tastini, insomma, se è un portatile, oppure che ne so, risparmio energetico, se vuoi, meglio che molti di voi non sapranno neanche che ci sono varie opzioni per il risparmio energetico dentro al computer, no? Magari vi dicono che sto computer sì, consuma meno, ok, o sto televisore consuma meno, ma voi non avete magari la minima idea di come si attivano o si disattivano queste cose, perché ci sono un sacco di impostazioni. Se voi per esempio andate a dovete, che ne so, cercare o cambiare le impostazioni del risparmio energetico, dove andate? O le impostazioni dell'audio, su impostazioni sul tablet, so buono anch'io, e dove sta sta cosa? Sul PC? È furta, Dov'è sta cosa sul PC? Quello che sul telefono si chiama impostazioni di solito. Dov'è sta cosa? Dove la ritrovo su un PC? Secondo me è sempre uguale, ma io non ci figurerei. Fra l'altro l'ultimo di Windows 8 da me installato è crashato l'altro ieri, quindi a questo punto croce, basta, l'ho sperato. Purtroppo. Sì, loro lo sanno, loro hanno il Mac, quindi loro me l'hanno detto, va bene. Quindi voi che avete il PC, come si chiama sta pannello di controllo? Pannello di controllo non lo conoscete? Allora, dove prima avete trovato computer? Quindi start c'era computer. Vi pensa poco, nelle vicinanze ci dovrebbe essere pannello di controllo. Quindi aprite per adesso chi ce l'ha, aprite il pannello di controllo e date un attimo un'occhiata, una letta a quelle che sono le impostazioni che sono allora, lì dentro. Sono tante, quindi non tantissime. Nessuno se le ricorda ovviamente, tutta la memoria. Manco io. No, è questo, no. Quando c'è un orario, quando c'è una categoria, aiuta la firma che deve andare sul computer. Invece potete che sta scritto il telefone. Potete gestire tutto quello che concerne l'audio, poi c'è la gestione dei colori, si producono sparati, è la stessa cosa che ha detto lei, solo per il PC, ok? Da questo meno qua. Quindi anche la gente nasce, cresce con il PC, ma non è magari una faccia. Se ne può fare anche a meno, ecco, però magari si appena un attimo. C'è c'è gente anche oggi che ci segue dopo prima erano in certo, adesso sono tre. Quello che ti sto dicendo io, secondo me è stata la versione. Ok. Come in quella sì, era quella fondamentale che ci permette di organizzare i file. Si può fare anche tagli in colla. Open colla, se per esempio io ho un file qua, faccio copia, ascoltiamo che arrivi a spiegare, poi mi rimane altri, invece faccio taglia, lo sto testando, la quale cancella. La funzione è simile, però diciamo, non lascia il file per il suo posto. Quindi anche nella schedina del... Esattamente. Esattamente. Tagliare e incollare. Questo, la schedina che c'è qua è la memoria, praticamente su una memoria fissa, che aggiunge di nuovo il computer, cioè ci siamo una partita, ci siamo con il computer. Non è il fastidio, la prima parte. Il giornetto è stato
Ah, la cosa utile forse che non abbiamo letto forse, se volete vedere quanto spazio ci avete rimasto dentro il computer. Ah, ecco, altra cosa che a me mi chiedono sempre, a rota in continuazione, ma sa che da me mi chiede la memoria, perché qui non c'entra più niente. Allora, tutte queste cose, ok? Le classiche domande, no? Che arriva quello e te le fa, oppure voi le ponete al tecnico del computer, voi ditemele queste cose, io ho finito, che magari, ripeto, sono importanti anche per me, perché magari me ne scordo, quindi è importante che io poi arrivo proprio e vi dico esattamente quello, come si risolve quel problema, piuttosto che quell'altro, cioè noi andiamo su un percorso, però chiaramente quando c'è una domanda, oh ma come si fa a sta cosa, oddio finire la memoria, memoria utilizzato in un termine assolutamente improprio, ok? E voi domandate queste cose, mi raccomando, ok? Quindi adesso parliamo di questo. Voi, se vi dico come fate a sapere quanta memoria, tra virgolette, ma quanto spazio nell'hard disk sarebbe più corretto, avete nel computer, dove andate a guardare? Risorse del computer. Esattamente. Perfetto, perfetto. Risorse del computer, scelgo la disk. Ognuno di voi mi dica quanto spazio c'ha. Poco. Che attirei non male. Allora, questa è un'altra magari cosa che uno insomma sa per esperienza. Quando andate su risorse del computer, solitamente gli hard disk sono indicati o con C o con le altre lettere tranne la E. Allora, no, D è esatto, storicamente D. Adesso è compatibile. A era il floppy disk, A era il floppy disk, e B era il nastro magnetico. Allora divisi in due parti, questo l'ha lasciato per riportare su c'è qualcosa al tavolo e questo lo chiama normale. Ah, no, quando è questo bambino? Questo quanto resta sempre dovrebbe restare sempre uguale. Sì, per questo non ci esprime mai niente perché è, diciamo, una partizione di sicurezza, come se io salvo la roba da una parte, tutto, ricordo una cosa, allora, un'altra cosa su Windows questi nuovi. Lei vede anche dove è salvata la sua operazione. Ma io sono un artista, ma è una parte di parte. Ma ci vuole salvare la sua operazione. Lei è un artista, ma non c'è la sua operazione. Lei è un artista, ma lei non fa mai riempire questo. Infatti lei già da adesso questa operazione è obbligatoria, però si fa sempre. Due motivi principali, ok, si fa sempre e a cosa serve? Cioè io attendo che è identica per dove vengono, uno perché questo se ritiene a cosa arriva di qua, 90% non sarà di sì, ok? Perché non può fare operazioni di swap. Se ci dovrebbe essere, bene, se fa solo swap, questo è l'operativo, no, è il termine, vecchio, ma dove servirà? Sono operazioni di scrittura, no, sono operazioni di scrittura, logica, ok, lui ha bisogno sempre di un po' di spazio.
fare. Se sono stati i file che cavoli suoi, se voi gli togliete quello, o ce n'è di meno di quanto gli serve, lui deve spostarlo, cioè insomma è come mette la scatola, poi la toglie, non gli ritornano i conti, quindi si rallenta. Quindi questo è bene non riempirlo mai, ma nel senso quando arriverai qui, così lo può anche riempire, però perché si tende a non utilizzare questo e a creare se c'è, utilizzare se c'è il secondo? Perché? Perché dentro c'è il sistema operativo. Se lei si becca un virus, nel 90% dei casi non ci può fare niente e che deve fare? Deve reinstallare il sistema operativo. Si cancella, questa tabella isolata da quest'altro, si cancella questa tavola rasa e ci rimette il sistema operativo. Capito? Se lei tutti fa e ce l'ha dentro a questo, lei non deve perdere tempo a prendere un disco, non c'è niente, salvasse tutti i file, cancella questo, ma cancella questo, rientra questo, lei cancella questo, quando lo reinstalla, certo, se vuole casca per terra può fare tutte le variazioni di parte, senza andare niente, però dico, è buon uso fare questa cosa. Un'altra cosa che forse potrebbe essere utile, che magari tutti non sanno, è quando si blocca il computer c'è un modo per sbloccarlo, che è l'approccio un po' forza bruta, diciamo, perché dopo il computer, cioè o si chiude il programma che lo blocca o si spegne il computer. E questo modo è che io pigio contemporaneamente Alt, Control, Calcio. Questi tre bottoni, allora vi porto in una schermata particolare, anche se il computer è bloccatissimo, quindi se siete magari in difficoltà potete o spegnere il computer da qui, o per esempio se riuscite a aprire il computer, voi potete cliccare con la e termina attività. E questo si chiude. Si utilizza appunto questi due modi principali, perché questo poi uno secondo lo lascia ripetere. Sono i programmi. Esatto, avvia gestione attività e fa vedere tutti i programmi che sono in esecuzione in quel momento. Si butta sul secondo, perché riesce a sapere cosa si scappa. Perciò proprio lo strato non risponde, qualche volta dice. No, ci vuole un secondo effettivo quando lo installi. Questa è la roba che già però è molto più usato e fra l'altro alcuni un po' rischioso, va bene? Però insomma è buona norma utilizzare questo schema che lei ha fatto, certo che già ce l'ha fatto, o addirittura raramente escono dalla casa così, va bene? Però io le consiglierei già da adesso di andare più dentro, creare, vedi, questi sono i file, quelli di destro, nuova. Che motivo? Ti piace questo chiama? Marte. Bella, la chiama, non so come si chiama lei. Foto di Curiosi. Su Marte, lui, bello. L'ha fatto, sei sicuro? Va bene. Guarda. Che fa? E adesso tutta la roba la butta qui dentro. Aspetta, per essere ancora più avvantaggiati e veloci in destro, c'è copia. Un po'. Incolla collegamento, non incolla, quindi se l'incollo creo una cartella, non c'è più quella, che faccio? Incolla collegamento, questo è il loghetto del collegamento, questa cosa a cosa serve? Significa che questa qui è solo un'immagine residua, ok? In realtà tutta la roba che io adesso metto qui dentro, ok? In realtà mi va a finire dentro, se io adesso metto su questa cartella compare il pietro, ma io non so cosa adesso sono andato a fare tutto il percorso, capito? Questa vuota si era solo per fare, ok? Io le cioè, se c'era qualcosa andavo subito a finire tutto lì, e lei vedeva proprio che ci metteva un po' per spostarlo, perché quando sono divisi in partizioni, cioè è proprio come se fossero materialmente due hard disk esterni, un hard disk esterno, ok? Va bene, è buona norma fare una cosa del genere. Ok, quindi io lo so arrivati. Niente, abbiamo fatto una cosa e detto al quadro gancio. Ah, gli hai spiegato il quadro al gancio? Quello ragazzi è senso grave e ricordo. Spiegamolo anche a favore di camera. Aspetta, aspetta. Com'è il control alt gancio sul Mac? Come sapete? No. Prendi la batteria, la batteria, no, c'è io pensavo che c'era. C'era. Non ho mai usato un Mac. Allora, allora se c'è. È CMD, Command, Alt, Esc. Facile. Sì, che ci voglio il numano, infatti. Ma guarda, no, quanto l'alt cancio voglio il numano.
punto. CMD, Alt, Esc. Tappare la schermata di chiusura forzata, è la stessa cosa. Ah, solo il tamponetto, non lo vogliamo interagire. Ma il Mac invece che ha messo il comunque i programmi che vanno su applicazione adesso c'è niente, per alcuni siti per esempio apri la cartella che fai la cartella, queste cose basiche, per esempio se blocca su questa cartella lei clicca sulla cartella e poi fa fermare un'attività. Così il programma che era bloccato si chiude e poi da funzionare, funziona anche questo, che fa lo sbloccaggio per consentire sicurezza. Questo esisteva così sicuro che uscì dallo sbloccaggio, però spesso qualcuno se fa quello da alla lunga altro c'è niente una volta quando c'è, però alla lunga io va male. La cosa che mi la salva è quella che l'esperienza una attenzione particolare perché mi ha impedito di fare cosa e sono facendo molto di noi cercheremo di dare delle linee guida di base per evitare che voi tagliate un po' di sì, quando abbiamo internet, adesso come vedete siamo tornati un attimo indietro sulla gestione delle basi del computer. Poi la cambia questa è importante. Questa è importantissima. Altre cose che mi vengono in mente, già è tardi, io direi altri 10 minuti poi andiamo. Allora, ancora siamo un po' più tardi. Sì, finiamo quarto d'ora più tardi, infatti è stato un po' più tardi. Ah sì, siamo comunque alle 10:20. Sì, allora, quindi, diciamo, altre cose, altre funzioni, quindi sto control alt cancel, avete capito tutti che è? Ci siamo tutti, ok, questo è importante perché se siete bloccati in qualche situazione salutiamo anche chi ci segue da casa, che incontra quanto è figa sta cosa, salutiamo chi ci segue, ciao, cosa è brutta cosa? Sempre come cosa? Sì, è bellissima sta cosa. Ciao ragazzi! Okay, quindi sui file più o meno nel senso ci siamo, poi se vi interessa più l'approfondimento teorico su kilobyte, megabyte, okay. Dicendo abbiamo spiegato il concetto del peso, ok, non so se c'è un peso, quindi io con voi come arrivate mi dicete mi bacio la memoria piena, sta cosa la voi sentite, l'amore del cielo la voi sentite. Comunque ecco, insomma la grandezza del file è specificata in byte, che è diciamo, l'unità di misura, diciamo che è multiplo a sua volta del bit. Allora diciamo, cioè il bit è quella fondamentale, un byte sono 8 bit e dopo ci sono gli ordini di grandezza superiori, ovvero kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. E poi? Poi in generale, no, picco è piccolo. Mille terabyte. Picco è piccolo. Petabyte. È petabyte. Io a scanso di più ci sarei per picchiare picchiotti. Avete spiegato singolarmente le partizioni. A questo punto spiegate per tutti partizioni dell'hard disk che parlavo. Ah, ok, sì, allora l'hard disk. No, non è, ascolta, però non a tutti serve questa cosa. Io lui gli ho spiegato con questo che ce l'ha. Due parole nel senso. L'hard disk, quando voi spesso andate sulle risorse del computer e vedete due hard disk, per esempio C o D o due lettere, comunque con due dispositivi, non è detta che poi dentro il computer ci siano due hard disk. Volete anche chiedere come nel suo caso è lo stesso hard disk, il dispositivo fisico, l'hardware è lo stesso. A livello software il sistema operativo li divide in due parti in maniera tale che se io faccio casino, ne cancello tutto uno e dove c'erano tutti i dati, c'è comunque quella di sicurezza da cui posso riprendere i miei dati. Diciamo, l'idea della partizione è un po' questa, ovvero è una divisione a livello software, non hardware. Hardware no. È lo stesso disco. Software viene diviso, dal sistema operativo, come al solito, perché tutte queste cose sono queste dati, dal sistema operativo.
e sono molto usate, penso, come ha detto Tommaso prima da voi, per recuperare i dati che vengono persi e per queste funzioni qua. Penso che non ci sia altro. Se dopo vi interessa, non avete la partizione sul vostro computer, la volete fare, si può tranquillamente fare la risoluzione del computer. Quindi se vi interessa, più avanti magari lo possiamo fare. E quindi per quanto riguarda le partizioni, basta. E sulle funzioni base dell'utilizzo del computer, avete qualche altra domanda? O per esempio, la differenza tra collegamenti, cartelle, file, collegamento? Ok, allora, quando voi aprite il vostro desktop, vedete tre tipi di cose, potete vedere. Potete vedere o un file, che è per esempio un documento, un file PDF, che sarebbero quelli sempre documenti, però non modificabili. Oppure DVX, di cui per esempio c'è un film La fabbrica del cioccolato, sempre un file. Oppure una cartella, che come abbiamo detto prima è un contenitore di file. Oppure il terzo tipo che possiamo incontrare è il collegamento. Il collegamento che significa? Che voi potete aprire quel file da dove vedete il collegamento, ma quel file non è effettivamente lì. Sulla carta, per esempio, per vederlo, cambia di volta in volta, per vederlo dovete cliccare col destro sopra i collegamenti, li conoscete perché c'è in basso a sinistra una freccettina girata. Adesso vi faccio vedere. In questo caso, per esempio, c'è qualcuno che lei più o meno già, se no Tommaso spiega per lui il collegamento, ce l'hai spiegato. Collegamenti e file, volume, non c'è una parte di immagine. Collegamento, sì. Allora, per esempio, se vuole vedere dove sta il file, la sua proprietà, si fa vedere. Io sta cosa la voglio, la faccio. C, non dobbiamo guardare un attimo. E trova C, D, no, sta di là. Perché sono due, si Allora, io direi adesso, per completare un attimo, un pallosissimo su sta roba, io vi direi giusto due parole, o almeno lo introduciamo insieme, il discorso delle estensioni, perché adesso abbiamo parlato delle due cose fondamentali da sapere sui file in generale, e sul computer, sulla struttura di base del software, del sistema operativo, è il peso e l'estensione. Il peso chiaramente qualifica la pesantezza di un determinato oggetto, il bar file. Poi c'è qualcosa che invece lo qualifica dal punto di vista qualitativo, cioè noi capiamo di che si tratta dall'estensione. Questo qualcosa appunto è l'estensione, che
sempre più viene nascosta sta cosa per semplificarlo agli utenti. Però sarebbe bene, secondo me, conoscerlo. Perché vi dico questa cosa? Perché quando voi andate, cioè voi l'estensione è, diciamo, un semplice punto più tre lettere. Cioè ogni file è nomenclato, diciamo, il nome che gli date voi, o il nome che già ci trovate, scaricate una canzone che si chiama, non so, Meraviglioso Modugno, va bene? Scaricate quella, si chiama, voi la vedete, si chiama Meraviglioso Modugno, oppure la potete rinominare come pare, va bene? Però poi in realtà quella canzone si chiamerebbe con un nome, che è quello, abbiamo detto, punto e tre lettere. Quelle tre lettere finali sono l'estensione. Ogni file ha un'estensione, solamente che è sempre più spesso nascosta. Non ve la fanno vedere, proprio non si vede, ok? Perché? Per semplificarvi le cose, perché fondamentalmente non ne avreste bisogno per un utilizzo medio del computer. Però secondo me, per evitare di cadere in qualche... Io vorrei spiegarvela perché serve come base, appunto, come diceva lui, per, diciamo, un po' darvi quelle basi che servono per evitare di prendere i virus su internet. Perché? Perché quando voi scaricate un qualunque cosa da internet, e anche se voi mi dite io ne scarico niente, nel senso da film, sta roba, e voi ne scaricate, a parte che non ci credo, ma ne scommetto che tutti scaricate qualcosa, e va benissimo, non ne frega niente, però vi dico che spesso dovete comunque scaricare qualcosa, perché c'è caso che volete andare a guardare un video su YouTube e ci avete il plugin, cosa che vi spiegherò la prossima volta che cos'è, gli altri già l'ho spiegato, obsoleto. Cioè è una componente che è obsoleta del mio browser, quindi il mio Internet Explorer o Google Chrome, che è obsoleta, e voi dovete scaricare sta cosa. È una cosa che dovete fare, perché sennò non riuscite a guardare i video, va bene? Voi andate a scaricare, lì vi fa vedere il file che state scaricando, trovate il file, lo scaricate, ci cliccate, download, e quel file c'ha un'estensione, e lì ve la fa vedere quando la scaricate. E se voi non le conoscete queste estensioni, almeno quelle basilari, è da lì che spesso si riconosce se è un virus o meno. Perché? Perché l'estensione, ah, di fatti il file, se io ho un file di musica, o ho un file, una foto, o ho un film, dentro l'hard disk, questi file, l'hard disk sono tutti uguali, sono tutti 0100010, quindi qualcuno gli deve dire come lo leggo questo file, che è un documento, una canzone, un film. Cioè che cosa devo aprire per questo file? Il sistema operativo, come al solito, come tutte le gestioni che vengono fatte dentro il computer, leggendo questa estensione. Se quindi voi scaricate una canzone e voi pensate alla canzone, però quella canzone si chiama, insomma, meraviglioso.exe, che significa execute, che è il nome che l'estensione per i programmi, per le applicazioni. Voi qualche dubbio vi viene, perché è una canzone, perché si chiama un programma, che significa quello che potrebbe essere l'estensione virus, come... Okay. E se sono relativo, vedete, questo è un eseguibile, che si chiama il nome dell'estensione, e io lo eseguo, non è che perché si chiama meraviglioso allora ve la fa suonare, insomma. Il sistema operativo legge estensioni, se vuoi un virus... eseguibile, io lo eseguo, tu te becchi il virus e sei stato tu. Perché non conoscevi questa cosa? Ma la maggior parte dei virus si beccano in questo modo, perché la gente non sa questa cosa, quindi è importante. Le estensioni sono miliardi, ok? A voi ve ne servono una diecina, dovete conoscere una diecina. Fra l'altro voi dovrete, io non vi chiederò perché c'è un'opzione da spuntare sul pannello di controllo che vi permette, che vedrebbe visibili queste estensioni di cui vi sto parlando io. Quello possiamo anche non fare, perché magari voi vi andate a incasinare, perché ripeto, se poi voi per sbaglio, cioè dopo su ogni nome, ogni file che avete, vi appare il punto e l'estensione, quindi punto .exe, punto .mp3, punto .ciao, punto .wow, capito, queste cose. Poi va a fare su tutti i file, e se per sbaglio voi ne modificate uno, cioè che l'andate a rinominare o cancellate per sbaglio, adesso, il computer... Su quelli nuovi però lo ricorregge da solo, credo. No. Su Windows 7.8, sì. Esatto, io infatti più che abilitarvi l'opzione per renderli visibili, che voi ce l'avete bloccato di default, ok? Cioè bloccato per tutti, va bene? Più che renderveli visibili, vi diciamo quali sono quei 10 fondamentali, voi ve li segnate, imparate che servono, e anche se non li vedete sapete che quel file è quello. Ah, questa cosa, questa accortezza serve soprattutto se voi scaricate file da internet, nel senso. Quando non è che navigando così su internet e aprendo una pagina aprite un file,
si deve comunque fare il download, si chiama, ovvero il file da internet finisce sul vostro computer. Quindi, come ha detto Tommaso, o scarica plugin, o scaricate un film con le mule, con torrent, con però qualunque cosa tirate giù, oppure spesso arriva la mail, arriva un allegato alla mail, che esatto. Magari è altra cosa importante, perché sta roba va arrivare con le mail, parecchio. Quindi se voi vi arriva una mail da uno che conoscete, però vi sembra, non so, credibile, potrebbe essere, spesso sono credibili, ma non è così. Quindi vi arriva per esempio una mail con un allegato, poi dite, ho mandato una foto. Tu dici, però voglio vedere che è sta foto, poi vedi l'allegato, vedi l'estensione che sta allegato, la foto può essere JPEG, quindi JPG come estensione, può essere PNG, può essere GIF, può essere BMP, può essere 10.000 moni, ma non può essere XE, quello che abbiamo detto prima. E quindi voi già sapete che se quella foto, c'è scritto allegato, ti allega una foto, poi vedi l'allegato, scarica l'allegato e vedi che l'allegato si chiama ciaociao.exe. No, non è possibile, non può aver rimandato una foto che è un XE. Okay. E quindi già sapete che è rischioso. E già sapete che ogni volta che l'Exe è un programma che si installa. L'Exe è un programma che si installa e può essere spesso un virus. Occhio, con questo non intendo dire che se voi vedete l'Exe vi spaurate. No, perché l'Exe è qualunque cosa. Se voi volete installare un programma, il programma va fatto con l'Exe, con questo file.exe. Okay, quindi tutti i programmi che avete installato nel vostro computer sono partiti da un file.exe. Per questo che vi dico io, però occhio, dovete capire un attimo come funziona, perché se state cercando una foto, quella foto non può essere .exe. Questo è il okay. E se voi cliccate col tasto destro sopra un file qualunque e guardate su proprietà, anche se non avete spuntato questa opzione, dice che fai. Dici che estensione c'ha? Si può no. Allora, abbiamo un file che c'è proprio un file. Allora, questo è TNG. Questo è un altro tipo di quello, va bene, tu non hai sempre applicazione. Una canzone. Un file che c'è l'applicazione. C'è il Windows che la luce. Questo significa il programma, quindi voi aprendo tanto lo vedete, è quello che è scaricato, è MP3, è il formato comune della musica, noi vi diremo sì. Alla prossima volta io direi che ricominciamo da qui, cominciamo quali sono questi 10, 12, no, estensioni fondamentali per un mezzo di computer. Anche quelli comuni, cioè i file, oppure sono che i file di sistema computer, c'è Xe, Xe ne la DMG, il PHP, che ci sta il Display Image Mount, quelli sì, IOC, quelli sono uguali, il Word Office, Office per Mac, GR, la prossima volta ripartiamo da sto discorso delle estensioni.
Adesso, ci avete tutto chiaro quello che abbiamo fatto oggi? Lo so che è un sacco di roba, lo so che è pallosa, però ricordate, purtroppo all'inizio queste cose le dobbiamo fare, almeno un po'. Poi prendiamo il B e andiamo su cose molto più pratiche e più dirette. Però almeno le basi è fondamentale, perché se mi perdete anche solo il concetto di un come un file, poi io spesso ci devo andare una sopra. E se non mi cogliete, anche se non siete proprio pratici, però non me la cogliete la definizione, lì può essere il problema, nel senso, per voi, dopo rischiate di essere clamicanti su certe parti. Quindi io vi consiglio, se c'è qualcosa che non avete capito, per l'amor del cielo chiedetelo, va bene? Io sono qui apposta, non ci paga nessuno, lo facciamo perché lo vuole in venta tutti, quindi va bene? Vabbè, non fate esagerare. No, senti, vabbè. Tutti proprio noi. Oh, ancora una volta ringraziamo i colleghi del Movimento 5 Stelle che ci hanno dato sempre una mano, e il prete che c'è stamani, una volta era un alunno, ma non c'è più. Sì, era un alunno. Non c'è gol, ma la metà alla spugna, io gli dico, ma non ci viene. Quindi. Ma la prossima volta quando è? Cioè, la prossima volta direi fra... vediamo un po', fra 2 settimane quando è? 3 euro. 10 anni. 22 non so, visto la di maggio ci sei? Ok, no, perché non so se io sono via, se no c'è una coppia, allora mi fa un po' che fa? No, io intendo non so, ci siamo via questo un po' scosciato, ma va bene, oh ragazzi, alla prossima, se c'è qualcosa chiedetemelo adesso. Ma se vuoi dire due cose, quando vedi le cose, due non male che non sono fatto il fatto che non le fai. Salutate chi ci saluta Grazie a voi. Però, cioè, però io...